Buongiorno, a grande richiesta proviamo a vedere in aula insieme l'esercizio dell'esercitazione 6, il primo esercizio in cui quello semplice sulla ricorsione. Io ho già messo su GitHub il bin, il DAO e il file SQL con il database. Alcune note. La prima, io uso MariaDB, quindi forse alcuni miei progetti hanno dentro il connettore di MariaDB, che non credo funzioni con MySQL, quindi potrebbero esserci, dovete togliere quello di MariaDB e mettere quello di MySQL se voi preferite usare MySQL. Seconda nota, è importante ricordarsi che i programmi possono essere fatti in un qualsiasi numero di modi perfettamente corretti. Non c'è la soluzione. Neanche in matematica c'è la soluzione, anche se molto spesso le soluzioni giuste sono in numero ristretto. Nel caso dei programmi le soluzioni corrette sono veramente tante. E la cosa fondamentale è saper vedere i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni corrette. Quindi non sentitevi obbligati di rifare le cose che ad esempio faccio io o qualcuno vi suggerisce come possibile soluzione nei laboratori. I modi in cui i programmi si può scrivere un programma corretto in qualsiasi numero di modi diversi. Allora, l'esercizio 6, devo far partire il DB. Vi ricordo il problema. Noi abbiamo, non c'è il DB. Ok. Allora, su GitHub trovate anche il sorgente del database, comunque. Adesso lo apro. Vi ricordo il problema. Noi abbiamo una serie di oggetti. Ognuno di questi oggetti è caratterizzato da un certo peso e noi dobbiamo dividere gli oggetti in due gruppi in modo che il peso dei due gruppi sia uguale, se possibile, o il più uguale possibile, se proprio uguale uguale non ci riusciamo. Questo è un tipico esempio di problema che si può risolvere con un algoritmo ricorsivo, perché è il tipico esempio di problema in cui non esiste nessun metodo furbo per trovare la soluzione. Qualsiasi metodo furbo io posso pensare, esiste una combinazione dei pesi, degli oggetti, che fa sì che quel metodo non trovi la soluzione giusta. Quindi sono obbligato a provarle tutte e all'interno di quelle tutte scegliere la migliore, che potrebbe essere perfetta, potrebbe non essere. Quindi usiamo la ricorsione come metodo per elencare, enumerare in modo sistematico tutte le possibili alternative e tutte le possibili soluzioni a un problema. Fate attenzione, perché la ricorsione spesso è dalla parte opposta rispetto all'intelligenza. Quindi se vi viene in mente un modo furbo per considerare gli oggetti, un modo furbo per comportarvi, molto spesso è sbagliato. L'idea della ricorsione è forza bruta. Poi è vero, all'interno della forza bruta è possibile fare molte ottimizzazioni, però l'idea di base della ricorsione è che io vado avanti in modo assolutamente stupido e tiro fuori tutte le possibili combinazioni. Allora, mettiamo il database. Okay.
Ecco qui, la tabella oggetti contiene una serie di oggetti, ognuno caratterizzato da un certo peso. Questo posso chiuderlo e questo anche. Allora, io definisco un oggetto che non posso chiamare object perché in Java esiste già l'object, quindi chiamo item, e questo oggetto item contiene un id e un peso. L'id in realtà non mi serve a molto, se non magari eventualmente a un po' di debug per ritrovare l'oggetto all'interno del database. Il peso è quello che mi serve. Item, id, peso, qui stiamo iniziando a mischiare le lingue, quindi perché non refactoring? Vabbè. A questo punto l'oggetto semplicemente setta l'id e il peso all'interno del costruttore. E poi una classe di tipo gruppo che mi rappresenta uno dei gruppi che voglio costruire, tutti esattamente dello stesso peso. Quindi l'oggetto gruppo avrà un insieme di oggetti, perché non mi importa l'ordine con cui questi oggetti sono messi nel gruppo, e il peso totale. Vi faccio notare che risolvere il problema in questo modo, usando una classe gruppo, è molto object oriented come filosofia. Questo è Java, dopo tutto, quindi ci si aspetta da noi che le cose vengano fatte in modo carino e con un sacco di classi, ma probabilmente in altri linguaggi quello che si sarebbe potuto fare è avere un vettore in cui a ogni indice corrisponde un oggetto, un vettore di interi, e l'intero mi corrisponde a qual è il gruppo in cui io metto l'oggetto. Quindi non avrei avuto bisogno di avere l'oggetto, la classe oggetto, la classe gruppo, la classe eccetera. Però, ripeto, questo è Java, e quindi tutte queste cose qui vanno benissimo. Il DAO molto semplicemente mi restituisce una lista di item andando a prendere dal database. Qui ho messo un limit per evitare che per poter affrontare problemi di dimensioni diverse, fondamentalmente. Uno dei problemi della ricorsione è che è lenta. Quindi se io voglio provare tutte le possibili combinazioni ci metto veramente tanto tempo. E quando dico tanto tempo sto parlando di tempi che sono commensurabili con la durata dell'universo. Non anni, ma tanto di più. Comunque, il DAO semplicemente apre la connessione, prepara lo statement, lo esegue, scorre con un cursore la tabella dei risultati, li memorizza tutti all'interno di un array e poi lo restituisce. All'interno di una lista, di un array list per essere esatti, e poi la restituisce. Allora, queste sono le cose di base che ci servono. Iniziamo a scrivere il main. Main. E il main deve avere la funzione main. Forse c'è già. Sì, c'è già, scusate. Il main c'è già. Il main semplicemente è una classe che ha al suo interno la lista degli oggetti. Quando io chiamo il main, metodo statico, questo crea effettivamente una classe, e poi chiama il metodo run. Il metodo run popola la lista degli oggetti, e questo è l'inizio di quello che io devo fare. A questo punto mi aspetto che il metodo run al suo interno tiri fuori tutte contenga al suo interno le procedure ricorsive e tiri fuori separazione ottima degli oggetti in due gruppi. Quindi quello che mi serve è, ad esempio, salvarmi una variabile
globale, in realtà non è globale in Java, ma è a livello di classe, in cui memorizzo la soluzione corrente. Ripeto, l'idea della ricorsione è che io costruisco un pezzettino alla volta la soluzione usando una variabile globale. La ricorsione, andando avanti per come è fatta la ricorsione intrinsecamente, costruisce tutte le possibili variabili globali, tutti i possibili percorsi all'interno di una variabile globale. Quindi io uso la ricorsione per esplorare una serie di percorsi e in un dato momento di esecuzione del mio programma uno di questi percorsi è in memoria e gli altri no, in qualche modo gli altri sono stati già costruiti o saranno costruiti in futuro. Quindi implicitamente io ho la costruzione di tutti i percorsi, in realtà lo faccio eseguendo la ricorsione. Quindi mi serve un qualche cosa in memoria, un qualche cosa per salvare i due gruppi. Quindi group private adesso, io tutte le volte che provo a usare il vecchio array in Java mi perdo, ma dovrebbe essere così. Quindi dovrebbe essere qualcosa del genere, è possibile che non abbia fatto ancora errori? Proviamo a mettere un errore. No, è lui che non sta controllando. Il programma fu, che dovrebbe essere lo stesso a questo punto. Sì, qui sto iniziando ad avere effettivamente degli errori. Knapsack. Qui vediamo un po'. System R. Ok, non ha trovato il driver. Ok, adesso abbiamo un programma che funziona. Allora, quindi io costruisco in memoria la soluzione corrente in una variabile globale, globale fra virgolette,
durante l'esecuzione della ricorsione. L'idea della ricorsione è: io vedo il mio problema come risolvibile, io so come costruire una soluzione possibile del mio problema, e questo lo posso fare in una serie di passi. In ognuno di questi passi io devo scegliere fra un certo numero di alternative e so bene quali sono le possibili alternative che ho ad ogni passo. La ricorsione mi serve per mettere insieme questa serie di passi e generare tutti i possibili percorsi. Se vogliamo vederlo come albero, al primo passo avrò n possibili alternative, dopo ognuno di questi ne avrò un altro numero, eccetera, eccetera, eccetera. Quando faccio una procedura ricorsiva di questo tipo, molto spesso è comodo che la procedura ricorsiva riceva come parametro qual è il passo su cui sta lavorando. È comodo che questo sia un parametro perché i parametri sono variabili locali, e questo vuol dire che quando la procedura esce, tornando al chiamante, il chiamante ha il proprio passo, e siccome nello stack io avrò n procedure una dentro l'altra, ognuna ferma in un certo punto, ognuna avrà la propria variabile locale passo. Allora, quello che qui devo chiamarlo anche, quello che deve fare la procedura ricorsiva è estremamente semplice. La procedura ricorsiva deve fare in modo stupido un singolo passo. Allora, in questo problema le scelte che io ho ad ogni passo sono limitate. Io posso dire che i passi corrispondono a camminare lungo la lista degli oggetti, quindi a ogni passo io posso decidere se l'oggetto essesimo lo metto nel gruppo 1 o nel gruppo 2. Fine. Non ho altre scelte possibili. E allora le faccio. Quindi gruppo 0 punto, non c'è add object nel gruppo 0, quindi lo dobbiamo creare. Allora, creiamo il costruttore che mi dice che hash set di item, opla, poi avrò un aggiungi oggetto e un rimuovi oggetto. Allora, cosa fa l'aggiungi oggetto? L'aggiungi oggetto deve mettere l'oggetto all'interno del mio set, quindi oggetti.add i, e tendenzialmente aggiornare il peso totale. Il peso di i. Peso. Spostiamoci tutto in inglese. Ok. Allora, quello che faccio è aggiungere il peso totale e aggiungere il peso dell'oggetto al peso totale. E quando tolgo un oggetto, beh, lo tolgo e diminuisco il peso totale.
e togli il peso totale, molto semplicemente. Quindi questo è il mio gruppo di oggetti con cui quindi possibile soluzione. Quindi io posso mettere il mio oggetto nel gruppo 0. No, qui ancora oggetti. Continuiamo ad andare avanti da anglofili. Items. Items punto get s. Quindi aggiungo l'oggetto essesimo al gruppo 0, chiamo la ricorsione su l'oggetto successivo, sul passo successivo, e a questo punto tolgo l'oggetto. Tutto qui. Passo, procedura ricorsiva, backtrack, i tre passi della ricorsione. Il backtrack, ripeto, è fondamentale e necessario perché io sto usando una struttura dati condivisa. Quindi dovete immaginare come la ricorsione, come un ragnetto, meglio una catena di ragnetti, perché ognuno ne chiama un altro, ne chiama un altro, ne chiama un altro, e ognuno di questi ragnetti fa qualcosa su una struttura dati in memoria che è sempre la stessa. Quindi, a differenza di quello che uno studia in altri corsi di programmazione, qui nella ricorsione variabili locali, brutto. Bisogna usare variabili globali. Questo è il primo passo. Il secondo passo è esattamente lo stesso, soltanto che metto nel gruppo 1. E queste 6 righe mi permettono di esplorare tutto lo spazio delle possibili soluzioni. Se i gruppi fossero stati n, beh, le righe non sarebbero state 6, ma sarebbero state 3, 4, 6, sempre, perché ci sarebbe stato un ciclo for, no, 5, un ciclo for, le tre righe e la parentesi graffa chiusa alla fine. Quindi se questo funziona anche con un numero di alternative a ogni singolo passo, che non è soltanto 2, non è soltanto 3, ma è un numero variabile. È estremamente comune nelle procedure ricorsive vedere una struttura di questo tipo: for un contatore, fai il passo, ricorsione, cancella il passo. Anzi, per essere esatti, quello che è realmente comune è una struttura di questo tipo. Un for che in modo più o meno brutale controlla tutte le possibili alternative, e poi un if che mi dice se nello specifico quell'alternativa è fattibile oppure no. Non mi ricordo se voi avete visto con Fulvio il tour del cavaliere. No, va bene. Comunque, immaginate di dover muovere un pezzo su una scacchiera. Questo pezzo si può andare in 4 punti diversi, magari sono vicino al bordo, e uno di queste possibili mosse lo porterebbe fuori dalla scacchiera. Quindi qui ho un ciclo for sulle 4 possibili mosse in linea teorica, qui un if che mi dice la mossa specifica non mi porta fuori dalla scacchiera, e poi il blocchetto della ricorsione che è sempre lo stesso.
In questo caso qui tutte le mosse possibili sono, c'è una, no, c'è una combinazione di tasti che, ah, va bene, non la trovo. Lo faccio a mano. Allora, in realtà questo ancora non basta, perché manca una cosa fondamentale nella ricorsione, ed è come, quando fermarsi. Questo andrebbe avanti senza, in teoria senza limiti, in pratica non appena finisce il vettore ho delle eccezioni. Allora, devo avere un sistema che mi permette di fermarmi. Questo sistema, se io uso la variabile s che mi conta i passi, posso semplicemente contare a che passo sono arrivato. In altri casi ho una condizione più complicata, però l'idea è qui if finito, in qualche modo, se ho capito di aver finito. Qui finito vuol dire che s è uguale a items size. Ti è bloccato? Size. Ok. Se s è uguale ad item size, beh, allora quello che posso fare in questo caso qui semplicemente lo stampo. Quindi e stampa il gruppo 1. Allora, questo fa sì che nella variabile gruppo quello che mi serve è anche un toString. Beh, allora, se mi serve un toString, forse mettiamo prima il peso, così me lo genera carino. Source toString, eccolo qua, e mi viene generato il tutto quello che mi serve per stampare i vari il contenuto del mio gruppo. Mettiamo anche un toString sull'item, se non c'è già. Non c'è. Eccolo qua, però un po' più compatto, mettiamo soltanto id due punti peso. Ok, a questo punto nel nostro main stampiamo il gruppo tutte le volte che sono arrivato alla fine. Fondamentale, qui, dopo aver fatto questo, devo uscire. Perché se non esco, quella è la condizione di uscita. Quindi, di nuovo, violando tutte le belle regole della programmazione pulita, ordinata, un solo punto di uscita, l'uscita in fondo, eccetera, eccetera, nelle procedure ricorsive è molto comune avere un grosso if all'inizio in cui io mi chiedo ma ho veramente finito, e alla fine di questo if
return. Brutale. Prendiamo il DAO. Limitiamoci a molti meno oggetti e proviamo a vedere cosa succede. Ecco qui, forse per distinguerli mettiamoci una capo. Eccoli qua, tutti i possibili gruppi. Vedete? 2, 3, 1, 4, 1, 4, 0, 5. E il primo di tutti questi possibili gruppi sarà la partizione tutti nel primo, nessuno nel secondo. Il secondo gruppo è tutti quanti nel primo e uno lo metto nel secondo. Poi tolgo questo e lo rimetto nel primo, prendo il penultimo e lo metto nel secondo. Poi metto gli ultimi due nel primo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è come vengono fatti tutte le mie partizioni. Vedete i pesi, ovviamente 3860, 32462, eccetera, eccetera. E vanno avanti. Ripeto, l'idea della ricorsione è la stupidità. Io voglio una procedura stupida. Adesso vediamo invece come fare se io effettivamente ho trovato qualcosa di buono. Allora, altra idea comune alla ricorsione. Io ho una variabile globale che mi dice, che mi tiene traccia, sempre globale fra virgolette, ho una variabile globale che mi tiene traccia della miglior soluzione fino a quel momento, quando sono qui, ovvero quando ho finito un percorso, a quel momento in memoria ho una soluzione candidata, la controllo, la confronto con l'ottimo, decido cosa fare, se è sufficientemente buona la salvo. Questo vuol dire che ho bisogno di anche delle variabili che mi dicono quali sono i gruppi migliori. Stesso giochino per i gruppi migliori. Ed ecco qua. Allora, qui quello che devo fare è, se la differenza di peso fra i due gruppi è minore della differenza di peso dei due gruppi migliori, allora devo salvare la soluzione corrente nella soluzione migliore. Questo perché? Perché alla fine della ricorsione, dal momento che io ho sempre un passo ricorsione backtrack, alla fine della ricorsione le variabili gruppi saranno vuote, perché è come se io avessi percorso l'albero della ricorsione correndo su un lato e quando torno indietro torno al punto di partenza, e a quel punto i miei gruppi sono vuoti, quindi devo aver salvato da qualche parte la mia soluzione migliore. Allora, potrei ricalcolarmi ogni volta qual è la differenza di peso ottima, ma probabilmente mi conviene memorizzarla. La differenza ottima. Allora, vediamo se la mia variabile gruppo mi restituisce la tot weight. No. Quindi devo aggiungere un getter.
source getter. Getter. Aggiungo un getter su .wait. Aggiungo, lo faccio aggiungere ad Eclipse. E a questo punto qui cosa posso dire? Beh, che la differenza sarà uguale a group 0.getWeight meno group 1.getWeight. E se per caso il gruppo 1 è più grande del gruppo 0, beh, metto il modulo, il valore assoluto. Ecco qua. Quindi la differenza la calcolo come valore assoluto della differenza dei pesi dei due gruppi. A questo punto mi posso chiedere se la differenza è minore della best diff, allora cosa devo fare? Beh, best diff sarà uguale a diff sicuramente. A questo punto stampo anche i miei gruppi. Stampo i due gruppi e devo salvare la soluzione in uno, devo salvare la soluzione ottima. Come faccio a salvare la soluzione ottima? Beh, devo in qualche modo copiare tutti gli elementi di un set dentro il set di un altro gruppo. Posso farlo in tantissimi modi. Uno di questi è immaginarmi una nuova funzione che può essere set, dando il doppio significato alla parola, oppure copy group, ok, abbiamo la nostra copy group. A questo punto cosa deve fare la copy group? Deve svuotare i gruppi, l'insieme corrente che si chiama items, con un clear ad esempio. Poi add all tutti gli oggetti del secondo, e poi deve aggiornare il tot weight, quindi ok, quindi la copy group prende un gruppo e lo copia completamente nell'altro gruppo. Dovrebbe essere chiaro a tutti perché non ho potuto fare set uguale set. Se non è chiaro a tutti, provate a farlo. Comunque ho aggiunto tutti gli oggetti di un set nell'altro set e quindi ho copiato il gruppo completamente. Questo vuol dire che qui in main quello che posso fare è best group di 0.copy group group di 0. E qui fare la stessa cosa con l'1. Tanto per essere sicuro di averlo fatto. Quindi se
ho trovato una soluzione migliore della precedente, beh, la salvo. Adesso rimane un problema ancora aperto, ed è come inizializzo best group e best diff. Ma un sistema molto semplice c'è, lo faccio in una funzione che chiamo calcio d'avvio, che semplicemente io posso prendere tutti gli oggetti e li metto nel primo gruppo. A quel punto effettivamente io so quanto è una soluzione valida, è una soluzione particolarmente schifosa, però va bene per partire con la ricorsione. Quindi add item i, e a questo punto best diff è uguale, sarà uguale a best group 0 get weight. Quindi questo è una possibile partenza. Di nuovo, la struttura di questo programma è estremamente comune. Aspettatevi di doverla rifare milioni di volte se userete procedure ricorsive. In qualche modo inizializzo le variabili, sistemo le cose in modo che io possa partire, parto con la ricorsione sul primo elemento. Alla fine stampo la soluzione ottima. E questa qui è la soluzione ottima che io ottengo alla fine. Allora, vediamo se il tutto funziona. Vediamo se tutto funziona. Allora, il programma parte, la prima soluzione che trova è quella un pochino meglio di quella di partenza, che è veramente molto brutta, ed è quella che ottengo non appena tolgo un elemento da G1 e lo metto in G2. Poi questo è ancora un po' meglio, questo è ancora un po' meglio, vado avanti e alla fine la miglior soluzione è uguale all'ultima soluzione che ho trovato, ovviamente. Perché io sto visualizzando tutte le volte che ho migliorato, e quindi la soluzione migliore che ho trovato è questa. Allora, questo funzionicchia, possiamo provare a aggiungere elementi e vediamo che tutto sommato, senza troppa infamia, ci produce la soluzione ottima. Una prima cosa di cui possiamo renderci conto: magari durante il calcolo, ad un certo punto, io arrivo ad avere che la soluzione a trovare una soluzione in cui i due gruppi pesano esattamente lo stesso. A quel momento non devo più proseguire con la ricorsione. Non ha nessun senso proseguire con la ricorsione a quel momento.
perché meglio di così sicuramente non posso andare. Allora, lo posso fare? Posso fare questo in diversi modi. Uno dei modi in cui posso farlo è di dire che la procedura ricorsiva non restituisce void, quindi non è vero che la procedura ricorsiva non restituisce nulla, ma la, a che ora dobbiamo finire? Okay. Ma la procedura ricorsiva restituisce un booleano che mi dice se devo proseguire oppure no. Quindi in qualche modo io chiamo la procedura ricorsiva ritorna 0000000, a un certo punto la procedura ricorsiva ritorna 1 e da lì in avanti io non chiamo più la ricorsione e tutte le volte ritorno 1 ed esco. Questo è un metodo abbastanza standard. Un altro metodo che in questo caso funzionerebbe benissimo è semplicemente mettere un if di questo tipo. Allora, se io mettessi un if bestdiff uguale 0 scritto in questo modo, mi boccerei da solo. Ma se io scriverei if bestdiff uguale uguale 0 e allora esci, basterebbe questo per tagliare via tantissimi rami. Quindi ditemi voi se per ora vi va bene questo o volete iniziare a giocare con il valore di ritorno della ricorsione. Chi è per il valore di ritorno della ricorsione alzi la mano. Va bene, valore di ritorno della ricorsione. Allora, questo non è più void ma è bool. È così il bool in Java? Boolean. Ok. Allora, beh, innanzitutto se arrivo qui ritorno falso. Se arrivo qui ritorno falso. If best diff uguale uguale 0 ritorna vero, altrimenti. Quindi noi ritorniamo vero solo quando la differenza è 0. A questo punto come faccio a propagare questa uscita dalla procedura? Beh, però questo è veramente brutto, scusatemi. Ecco qua. Allora, chiamo la ricorsione, se la ricorsione restituisce vero, subito esco, restituendo vero. Se tutte le chiamate alla ricorsione non restituiscono vero, alla fine uscirò restituendo falso qui. Falso vuol dire non devo fermarmi, vero vuol dire devo fermarmi perché ho trovato l'ottimo assoluto. Controlliamo che continui a funzionare. Non appena ho trovato l'ottimo assoluto, esco. Ma potrebbe essere interessante andare a contare quante sono
le chiamate che io faccio alla ricorsione. E nel main dov'è il main? Qui facciamo stampare quante sono. Le chiamate alla ricorsione che ho fatto. Allora, vediamo un po'. Nella versione che esce 13.800, proviamo a disabilitare qui e quindi ritorniamo sempre falso. Vediamo quante chiamate vengono fatte. Beh, vedete che sono un po' di più, decisamente. Quindi tutto sommato questo è utile. Allora, abbiamo visto, parlando della ricorsione, che uno dei grandi vantaggi, grandissimi vantaggi della ricorsione, è che ci permette in modo estremamente, estremamente semplice di mettere dei bound. I bound sono dei meccanismi con cui io posso decidere di non esplorare alcuni rami dell'albero perché so che non mi porteranno a nulla di buono. Allora, nel caso in questo semplice problema, quale può essere un bound? Ma allora, se io ho trovato una soluzione, se nella mia soluzione ottima il gruppo più pesante pesa 1000, in una soluzione migliore nessun gruppo peserà più di 1000, ovviamente, perché se nella nuova soluzione un gruppo pesa più di 1000 vuol dire che l'altro peserà ancora di meno e che quindi la differenza sarà ancora maggiore. Quindi io ho un modo per sapere quando non ha più senso andare avanti. Se io nella ricorsione sono arrivato a un punto in cui uno dei miei due gruppi pesa 1001, andando avanti da lì tutto quello che posso fare è mettere gli oggetti nell'altro, ma di sicuro non troverò una soluzione migliore di quella in cui il gruppo più pesante pesa 1000. È chiaro per tutti questo? Bene. Allora, mettiamo il bound. Private int bound. E quando è che devo uscire? Il bound si controlla appena entrati nella ricorsione. Quando è che devo uscire? Se il più pesante dei miei gruppi pesa più del bound, esco. Quindi se map max primo gruppo, secondo gruppo, se questo affare qui è maggiore di bound, allora esco, perché da lì in avanti non mi porterà nulla di buono. Beh, questo vuol dire che qui, oltre a best diff, devo anche settare il nuovo bound, che sarà esattamente uguale a questo. Questo sarà il nuovo bound. Quindi, il nuovo bound è uguale alla differenza al peso del gruppo maggiore, al peso del gruppo più pesante, visto che ho trovato una nuova soluzione ottima. Allora,
Manca ancora qualcosa? Sì, se no non ve lo chiederei, ed è qual è il valore del bound all'inizio. Ma visto che questa è la best diff, sarà anche uguale al bound, perché tutti gli oggetti sono in uno dei due, sono in uno dei due gruppi, quindi ovviamente la massima, un gruppo è 0, l'altro gruppo peserà boh x, il bound è x e la miglior differenza fino a quel momento è x. Il concetto di questo kickstart è di avere una soluzione feasible, una soluzione credibile. È una schifezza, e avere una soluzione schifosa qui ci penalizza decisamente, ma vediamo dopo come avere qualcosa di meglio. Quindi per ora abbiamo questo come bound, proviamo a eseguire. Errori. Ah sì, certo, qui true o false? Qui true o false? Chi dice true alzi la mano, chi dice false alzi la mano. Ok, false secondo me, perché true vuol dire che ho trovato la soluzione perfetta e devo smettere la ricorsione. Lì vuol dire soltanto che stavo andando talmente male che me ne sono reso conto e non vado oltre, ma da lì all'ottimo sono ancora molto lontano. In effetti se qui mettessimo maggiore o uguale di no, niente. Ok, proviamo. Vi ricordate quante erano le chiamate? Beh, adesso ci arriviamo in 382. È significativo il miglioramento. Pensate a quante erano senza il bound e senza il senza il bound e senza la propagazione del risultato corretto. Allora, qui sono arrivato in 382 chiamate a risolvere il problema con x oggetti, x non lo ricordo quant'è, ma una decina forse. A questo punto, possiamo fare qualcosa di meglio? Ovviamente sì, ed è iniziare con una soluzione carina. Allora, se noi iniziamo con una soluzione carina, il bound funziona molto meglio, perché dall'inizio riesco a buttare via grosse porzioni dell'albero. Quindi 20 oggetti c'erano già, mettiamone 50. E quale potrebbe essere una soluzione carina? La soluzione carina è quello che io riesco a tirare fuori con il tipico algoritmo greedy. Greedy significa goloso. È una, vabbè, meno di 5.000 chiamate per risolvere il problema con 50 oggetti, mettiamole 100. Allora, un algoritmo greedy è un algoritmo che fa la scelta ottima di volta in volta senza guardare troppo in avanti, fa la scelta ottima passo per passo. Allora, immaginate di dover risolvere il vostro problema, questo problema, facendo la scelta ottima passo per passo. Qual è una perfetta strategia di soluzione? Beh, prendere gli oggetti, ordinarli, per cui io inizio a lavorare dal più grande e poi parto, prendo un oggetto e lo metto nel gruppo più vuoto. Tutto qui. La procedura ha una complessità lineare per quanto riguarda l'esecuzione della procedura, n log n, perché prima devo ordinare. Però n log n più n, alla fine riesco a avere una signora soluzione, magari anche l'ottima. Inizio a mettere gli oggetti grossi e poi riempio i buchi con gli oggetti man mano sempre più piccoli. Non solo, è facilissimo da implementare una cosa del genere. La cosa più complicata è ordinare la lista. Allora, per ordinare la lista,
dobbiamo, avete visto il sort? In uno qualsiasi, sì, bene. Allora, aiutatemi perché non sono sicuro di ricordarmelo, ma dobbiamo implementare comparable, quindi l'oggetto item deve essere possibile confrontarlo con un altro oggetto item. Allora, a questo punto lui si arrabbia perché mancano i metodi, manca qualcosina, ma gli possiamo chiedere di comparable di item. Ok, adesso ancora non gli va bene perché manca il metodo, ma dovrebbe offrirsi lui di inserirmelo. Ecco qui, aggiungiamo i metodi che devono essere implementati per poter soddisfare l'interfaccia comparable, ed è il metodo compareTo. Allora, compareTo in realtà è più semplice se weight diventa un integer, che è la stessa cosa, però wow. Quindi arg 0 punto weight punto compareTo weight. Allora, dovrebbe bastare questo per far sì che la nostra lista di item diventi ordinabile. Qui ho messo prima arg 0 e poi weight perché vorrei un ordinamento a partire dal più grande. Non so se sia giusto, ma potrebbe essere corretto. Bellissimo, abbiamo una soluzione alternativa e quindi ce la facciamo restituire dalla query. Appena torna a noi. Senti, però questo lasciamolo, tanto ok. Qual è la sintassi? Order by si chiama peso dash, così dash, ok. Allora, se va bene, già così funziona. No, dash non gli va bene. Correggiamo la query. Forse il limit va in fondo. Così non gli va. Limit, mettiamo limit 100 in fondo. Sì, bastava mettere limit 100 in fondo. Ok, quindi già così dovrebbe funzionare. Nessuna ragione di farlo andare fino in fondo.
Allora, quello che dobbiamo fare qui negli ultimi 5 minuti è il kickstart a questo punto. Beh, per tutti gli oggetti a cui a questo punto sono già ordinati, se best group di 0.get dot weight minore di best group di 1.get.weight, allora lo metto in best group di 0, altrimenti lo aggiungo a best group di 1. Quindi questa è la soluzione che mi dà all'inizio il greedy. A questo punto questo non è più vero, ma devo la differenza sarà effettivamente uguale alla, me la devo calcolare, e il bound sarà uguale al più grande di questi due. Quindi invece di chiamarlo max e di abs lo chiamo max, e invece di mettere il meno metto la virgola. Quindi la best diff e il bound sono effettivamente calcolati a partire da quello che io ho trovato con la procedura greedy. Di nuovo, l'idea è kickstart, è quello di punto di partenza. Tanto per avere un'idea, stampiamocelo e usciamo. No, system exit. Ok, tanto per vedere come viene. Proviamo un po'. Beh, vedete che 4779 4780 comunque è decisamente un buon punto di partenza. Adesso non usciamo più, ma eseguiamo. Tra l'altro, un altro degli effetti di aver messo gli oggetti grossi all'inizio è che prima o poi arriveremo. Probabilmente converrebbe ordinare all'incontrario quando poi conviene partire dal più grosso quando calcolo la soluzione ottima e partire dal più piccolo quando provo a fare la ricorsione, non lo so. Comunque, mettiamo dei numeri un po' più piccoli sperando di arrivare a una soluzione. Direi che c'è un problema, perché vedete che il peso è lo stesso, però probabilmente conviene mettere oltre all'uscita del meno 1 anche l'uscita
sul best diff. Vabbè, in questo caso qui il greedy direttamente ci trova la soluzione ottima. Comunque, stiamo arrivando al termine. Questo è un algoritmo ricorsivo. Ripeto, il cuore della ricorsione è assolutamente banale, poche righe, e il resto lo si aggiunge un passetto alla volta. La prima cosa da aggiungere è il test se ho finito, e successivamente si può iniziare a ottimizzare sempre di più, quindi mettendo dei bound sempre più stringenti e eventualmente aggiungendoci una procedura euristica greedy che mi faccia partire da una buona soluzione. In questo caso la procedura ricorsiva può solo migliorare quello che ho trovato con la procedura greedy. Tanto più tempo gli do, tanto maggiori sono le possibilità che io riesca a migliorare. In un tempo infinito troverei l'ottimo. Questo conclude sulla ricorsione. Ci sono domande? Va bene, grazie.